coach Luca Rustioni al termine della stagione regolare, ma la stagione non è ancora finita perché ci sono i playoff. Domenica alle ore 16 una gara secca dei quarti di finale contro Nibionno. Luca, partiamo da un bilancio sulla stagione, perché ce l'avamo lasciati col girone d'andata 50% tra vittorie e sconfitte. Partiamo da che stagione è stata? Allora, ritorno abbiamo fatto meglio, anche se i risultati poi sono stati identici all'andata. Vinto con le convincevano e l'Andriano, con cui avevamo vinto il giorno d'andata, perso con Trezzano e da Pettegrasso, con cui avevamo perso il giorno d'andata. Però c'è da dire anche che entrambe le due sconfitte arrivano dopo un vantaggio in doppia cifra, arrivano in un finale un po' concitato. Con Trezzano abbiamo iniziato quarto avanti di 13, se non ricordo male. Con Abbiategrasso eravamo a più 7 a 20 secondi alla fine, 30 secondi alla fine del terzo quarto, dopo un canestro a 3 punti sullo scadere da oltre la metà campo e un canestro fallo e un errore nostro al tiro, un tiro perfetto, completamente aperto, come peraltro l'ultimo per vincere di Musumeci, ce la siamo giocata molto meglio, ecco, in sostanza siamo cresciuti. Ora arrivano i playoff, è un classico dire che inizia un vero e proprio secondo campionato e ancora di più quando è una partita secca dove tutto può succedere. Certamente, come è successo anche l'anno della promozione, noi arriviamo ai playoff da quarta a quinta classificata e ai playoff però dimostriamo di essere meglio degli altri salendo poi vincendo 2-0 in finale. Playoff sono un altro sport ancora. Ecco, che partita ti aspetti domenica? Sicuramente una partita dura, una partita in cui però sono convinto che se facciamo bene il nostro compito abbiamo possibilità di portare a casa la vittoria, sicuramente.